Salve a tutti. Quest'oggi io parlerei di schemi mentali. Ne ho già parlato in altri video, casualmente, ma forse è bene approfondire un pochino. Gli schemi mentali sono quelle regole o quelle credenze che ci vengono trasmessi dall'esterno man mano che cresciamo, e vengono trasmessi anzitutto dai genitori, ma anche dagli insegnanti, dagli amici, dai parenti, dall'umanità, dalla cultura, dal tempo e dallo spazio in cui viviamo. Se noi fossimo vissuti un secolo fa, ci avrebbero raccontato cose un pochino diverse. Fossimo cresciuti, non so, nel Medioevo, ci avrebbero raccontato che esistono le streghe, che la gente va messa sul rogo se è indemoniata e che se c'è una zona di anestesia in un corpo vuol dire che è posseduta dal demonio, non che sia una parestesia che succede spesso alle persone che sono oggetto di grandi sofferenze. L'ansia forte e la sofferenza possono dare delle parestesie, cioè delle zone di anestesia corporea. Spesso si riscontrano le psicosi. Beh, per la Chiesa erano segni di essere indemoniati, per cui venivano queste povere disgraziate, le punzecchiavano con gli spilloni per vedere se c'era un posto che non reagiva. Questa è la Chiesa del Padre Buono, del Dio Buono. Dunque, gli schemi mentali di cui oggi non ci rendiamo conto. Uno dei principali, ma non il principale, è che l'uomo sia al centro dell'universo. Quello che viene chiamato antropocentrismo, cioè antropos, uomo, che è al centro dell'universo. E a questo scopo venne anche proposta il geocentrismo, cioè che la Terra era al centro dell'universo, perché se l'uomo è al centro dell'universo, la Terra che lo contiene deve essere al centro dell'universo. E molta gente fu perseguitata per questo, perché predicava invece l'eliocentrismo, con varie poi definizioni anche particolari, anche errate. Comunque dicevano che era, cioè il tema era la Terra che gira intorno al Sole o il Sole che gira intorno alla Terra. Nel geocentrismo, Gea è la Terra, era il Sole che girava intorno alla Terra. Tanto è vero che ci fu un capo ebreo mentre gli ebrei stavano combattendo con una tribù nemica, perché cercavano la terra promessa, eccetera, eccetera, ed erano così bravi che ammazzavano tutti quelli, tutti i territori in cui passavano, e non ho nulla contro gli ebrei e trovo orribile la loro persecuzione, sia chiara, però questi sono i fatti della storia. E allora ci fu questo capo ebreo, di cui non mi ricordo il nome, che volle continuare la battaglia fino alla sua fine, cioè oltre il tramonto, perché se di notte non si combatteva, ovviamente non ci si vedeva, per cui una volta interrotta la battaglia le sorti potevano cambiare, invece il proseguire della battaglia era vittoria sicura. Allora lui disse, alzando le braccia al cielo: fermati, o sole, e fin tanto che lui aveva le braccia alzate, il sole non si muoveva intorno alla terra, per cui non veniva la notte. Tanto è vero che dice la Bibbia che due dei suoi
accoliti gli tenevano le braccia alzate perché finché lui teneva le braccia alzate il sole non girava. Pensate che follia. Cioè, questa è psicosi, no? È psicosi fatta passare per religione. E in base a questo, chiunque sosteneva all'epoca il geocentrismo, cioè che la Terra non sosteneva il geocentrismo e sosteneva che era la Terra che girava intorno al Sole, veniva giudicato come eretico ed era passibile di rogo. Galileo Galilei era fra questi e rischiò il rogo, dovette abiurare. No? Tanto è vero che lui disse la celebre frase "eppur si muove", che era la Terra, alludeva la Terra, no? La Terra si muove intorno al Sole, oltre che intorno a se stessa. Vabbè. E quindi col cadere del geocentrismo non è cambiata la visione dell'umanità. L'uomo si ritiene al centro della Terra. Innanzitutto si ritiene spesso l'unica creatura del creato, creatura superiore, superiore fra virgolette. Pensando che non ci siano altri mondi in cui siano creature intelligenti come lui. Naturalmente il tutto misurato sul criterio di intelligenza dell'uomo. E questo ormai è ampiamente smentito perché si sa, insomma, gli scienziati lo dicono, che con tutti i miliardi di stelle, di sistemi solari che esistono con relativi pianeti, è impossibile che non ce ne sia uno che abbia una condizione di vita simile a quella della Terra e quindi non abbia dato luogo ad esseri viventi, anche di tipo superiore. È possibile anzi che ne esista, possibile, sicuro insomma, che ne esistano di superiori a noi, no? Di più evoluti. Ma c'è dell'altro, che a parte questo, e anche se pensano questo, le persone ritengono che l'uomo sia la corona del creato, cioè l'essere più perfetto che il creato abbia creato. E già il creato è uno schema. Cioè l'idea che il mondo sia stato creato è uno schema che ci hanno trasmesso. Il momento in cui noi parliamo di creazione, noi diamo luogo a una scissione, creatore e creatura. Gli antichi non credevano in questo, a parte che lo ripeterò sempre perché è stupenda come frase. Plutarco disse: gli dèi sono più potenti degli... Sì, buonanotte. Gli uomini sono più potenti degli dèi, perché gli uomini possono creare gli dèi, ma gli dèi non possono creare gli uomini. Profondamente vero. Poi lo spiegherò meglio. L'uomo si crede superiore al mondo degli animali, pur essendo riconosciuto scientificamente come un animale, lui si ritiene l'animale uomo, cioè una casta a parte. Noi dividiamo scientificamente il mondo animale, il mondo vegetale, il mondo minerale, però l'uomo lo mettiamo a parte. In realtà per noi non fa parte del mondo animale, perché riteniamo l'uomo infinitamente più intelligente degli animali. Questo è visto da parte dell'uomo. Un pollo penserà che sono meglio i polli. Dice, ma gli animali non pensano. Gli animali pensano poco, ma sentono molto più di noi. Spesso il loro sentire è anche meglio del nostro pensare. Faccio un esempio, e lo faccio molto banale,
Molti animali non mangiano funghi velenosi perché sanno che sono velenosi. Noi no. Noi abbiamo bisogno dell'ufficio di igiene, dei controlli, eccetera. Perché non abbiamo più questa saggezza da salvarci dalle erbe o dai funghi velenosi? Eppure gli animali non hanno un'esperienza in questo senso, no? Non hanno un'esperienza tramandata, lo sanno, lo sento. Chi possiede animali domestici, tipo il cane o il gatto, animali da compagnia, diciamo, sa che a volte questi animali sentono, che sentono benissimo il loro stato d'animo. Poi i cani e gatti hanno anche loro una personalità, un po' come gli umani, per cui c'è quello più affettuoso, quello meno affettuoso, quello traumatizzato, quello sereno, eccetera. Ma se l'animale non è traumatizzato, sente molto più degli altri la situazione di colui che lo alleva. Brutto dire la parola, proprio brutto. Perché gli animali sentono. Adesso sta uscendo fuori che sentono pure le piante, ma va? Anche le piante sentono. E c'è di più, anche le pietre sentono. Se io dico una cosa del genere scandalizzo molte persone, però l'aveva detto anche Aristotele. Nessuno si era scandalizzato, lo studiamo ancora nelle scuole, però l'ha detto Aristotele. Se lo dice Aristotele, nessuno capisce, è un tubo, però siccome l'ha detto Aristotele, che è riconosciuto, nessuno lo confuta. Se lo dice un'altra persona qualsiasi, come me, per esempio, viene confutato in genere. Perché gli hanno insegnato che le piante non sentono, ma per i contadini che ammazzano con molta disinvoltura, in modo molto brutale, gli animali, gli animali sono cose, non sono esseri viventi che soffrono. Mentre li uccidono non sentono la loro sofferenza, altrimenti non riuscirebbero a farlo. Quando si tira il collo a una gallina, che è una cosa atroce, è come se qualcuno tirasse, girasse il collo a una persona e poi lo appendesse per i piedi. Noi diremmo che è una cosa crudelissima, però se la facciamo una gallina va bene. Io mi ripeto, io non ho nessun giudizio verso le persone che si nutrono di animali, perché rientra nella schiavitù della razza. Prerogative, chiamatele come vi pare. Comunque è istintivo e mi sta bene. Però il modo in cui vengono uccisi gli animali fa capire molte cose. Certe crudeltà si sentono solo quando cade la mente, qualcuno anche prima, eh? Allora, l'egocentrismo e l'antropocentrismo. L'antropocentrismo è una forma di egocentrismo, cioè noi siamo gli esseri privilegiati perché se noi siamo privilegiati come razza umana, il Dio, che è Dio nostro, non di tutti, ci fa un trattamento di favore. A noi ci rende eterna, agli animali, alle piante, no? Siamo come i bambini, ci possono raccontare quello che vogliono e crediamo tutto, solo perché ce l'hanno detto da bambini. Allora, noi siamo una razza qualsiasi di animale, siamo un animale che porta dei vestiti, che indossa degli occhiali, che
che va a scuola, ma sempre animali siamo. Non siamo diversi dai cavalli, dai leoni o dagli insetti. Non siamo diversi nemmeno dalle piante, in quanto siamo importanti quanto loro. Abbiamo solo la disgrazia di avere una mente condizionata, che ci ritaglia fuori dalla natura e non ce la fa vedere. Gli animali sono per lo più nella natura, quelli domestici un pochino meno, perché sono stati inquinati, in quanto c'è una propagazione nello stare vicino a determinati esseri, una propagazione di sensazioni e di emozioni. Tanto è vero che spesso gli animali che stanno vicino all'uomo diventano più intelligenti e più malati. Non a caso il cane e il gatto, per esempio, si prendono dei tumori, e così gli animali tenuti in cattività. Beh, quelli più che altro per come li tratta. Comunque. Noi ci riteniamo speciali. Noi umani abbiamo diritto a una vita eterna da un'altra parte. E il fatto che ci sia, un po' in tutto il mondo, un certo, seppur limitato, un certo contatto con i morti fa pensare che la vita sia eterna. La vita è eterna, ma con le dovute trasformazioni. Ma di questo parleremo poi. L'antropocentrismo fa sì che l'uomo si ritenga un essere che ha il diritto del dominio sugli animali. In realtà non è un diritto, è la legge del più forte. Nessuno gli ha dato questo diritto, è solo la legge del più forte. È la stessa legge per cui il leone si mangia la gazzella. La natura non fa gli animali per l'uomo, la natura fa gli animali per farli vivere. Così come se un domani giungesse sul nostro pianeta una razza che si ciba di umani e che adora la carne umana, noi grideremmo all'abominio, ma perché succede a noi? Finché succede agli altri tutto va bene. Questo antropocentrismo, che è una forma di egoismo, è un po' un tutt'uno con il desiderio elitario. Io sono più degli altri. Allora, la mia razza è superiore. Nell'ambito di questa razza ci sono delle sottorazze superiori. E allora gli ebrei erano quelli che avevano fatto il patto con Dio, per cui erano un'elite. Loro avevano fatto il patto dell'alleanza, no? Con questo altare che si portavano dietro, no? Che era il significato che loro erano gli eletti. E gli altri naturalmente erano al di sotto, per cui potevano ucciderli come gli pareva. Peccato che Hitler abbia rovesciato le cose e abbia fatto poi la stessa cosa. Non si pensi che questa sia la vendetta di Dio della natura, non c'entra niente, è la cattiveria degli uomini e la follia degli uomini. E infatti Hitler riteneva la sua razza, la razza ariana, la razza superiore, no? Perché mai dovrebbe essere superiore, non si capisce, no? Ci sono altre razze che sono superiori a noi in tante cose. Gli arabi sono stati dei matematici straordinari. Oggi gli indiani dell'India sono degli informatici straordinari, hanno delle capacità straordinarie, eccetera. Però
ma dappertutto c'è della genialità, no? Certamente un popolo che è più civile, cioè che ha un retaggio di civiltà, è più portato a rinverdire la sua civiltà in nuove forme, no? E questo non vuol dire che sia superiore, perché il valore dell'uomo non è dato da questo. L'uomo conta come qualsiasi altra creatura. Noi siamo tutti uguali, anche se siamo molto diversi. A cominciare tra uomo e uomo. Poi c'è l'elitarismo dell'uomo sulla donna. Io ricordo quando ero bambina che i ragazzi mi dicevano, no, io ero femminista ovviamente, pur essendo assolutamente i miei genitori lontani da questa cosa, no? Perché capivo un po' di cose, un po' più degli altri della mia età. E allora dicevano, allora perché la donna non ha lasciato opere d'arte, poesie, o ne ha lasciate pochissime, insomma, se era così intelligente? È perché gliel'hanno distrutte quelle che c'erano e gliel'hanno impedito poi di fare qualsiasi cosa, pensate che non gli permettevano nemmeno di studiare, no? Questo bisogno dell'uomo di essere al di sopra della donna è un mentalismo, perché devono sentirsi superiori a qualcosa per poter dominare qualcosa, per non sentirsi vittime, perché vittime sono state dei genitori. E quindi crescendo fanno diventare vittime i propri figli. Questo discorso scandalizzerà molto, ma guardate che non sono tanti i genitori che riescono a capire i loro figli, anche perché loro stessi sono stati annebbiati dai loro genitori. È l'effetto della mente condizionata. Allora, una volta si pensava che il bambino fosse cretino. I bambini sono intelligenti, molto più di quanto non pensiamo, solo che noi non gli permettiamo di esserlo. Non li ascoltiamo quando chiedono, non gli diamo le risposte soddisfacenti, non accettiamo la loro ribellione, anche quando è a parole, no? Quindi è un modo di sentire, di pensare diverso dal nostro. Noi glielo consentiamo. Gli diciamo è così e basta. Lo facciamo in genere perché non ce la facciamo a sopportare questo, perché stiamo talmente male che non abbiamo la pazienza di dedicarci a questo. Ripeto, non c'è una colpa. La colpa è di tutto il sistema, ma non il sistema governativo, il sistema uomo. Perché tanto il sistema governativo è stato sempre quello, insomma, no? Bisogna risalire al matriarcato per trovare un sistema equo, quando l'uomo non aveva ancora una mente condizionata. Poi è arrivato il condizionamento, l'uomo ha perso la sensibilità, ha perso la pietà, ha perso il riconoscimento dei figli, ha perso il riconoscimento della natura, ha perso il riconoscimento di se stesso. È diventato schiavo di una mente artificiale, la mente condizionata. E ha perso il contatto con gli animali, con le piante. L'uomo deve sentirsi superiore alla donna, la donna deve sentirsi superiore alle altre donne. Uno dei problemi delle donne è che hanno delle rivali e devono sovrastarle, perché se no loro che contano. E in questa lotta tra rivali c'è il possesso dell'uomo. Possesso che è sorto dal fatto che un tempo le donne non lavoravano, per cui dovevano trovare marito per sopravvivere e quindi facevano a gara mortale per essere più bella, più intelligente, più schiava delle altre, per essere accettata. Altrimenti le aspettava una vita grama
dentro la famiglia di origine dove faceva da serva in qualche modo. Dopo faceva da serva a quell'altro marito, ma comunque per lei sembrava già meglio. Ma non finisce qui. Il bisogno di primeggiare c'è anche tra gli uomini e gli uomini, oltre che donne e donne. Cioè, io devo salire la scala sociale per sentirmi qualcuno, perché allora sono realizzato. Ma com'è possibile realizzarsi? Tutti dovrebbero essere superiori agli altri per realizzarsi. È assurdo. La realizzazione è la scala sociale che facciamo in cui saliamo al di sopra degli altri. È fittizio. Come se io dicessi: quelli dagli occhi azzurri sono una razza superiore, per cui datevi da fare, fatevi schiarire le iridi, se fosse possibile, perché così diventate una razza superiore. Perché per progredire e per realizzarsi bisogna essere superiori agli altri? Perché ci deve essere questo confronto? Noi non possiamo dire che gli elefanti sono superiori alle scimmie o agli scarafaggi o ai serpenti. Sono animali diversi. E così noi siamo diversi fra di noi. Che paragone c'è? Se ogni anima è diversa, ma che paragone c'è? È che il termine del paragone è frutto della mente condizionata. Per cui uno schema da togliere è quello del paragone. Il paragone è: l'uomo è al centro della terra, è al centro dell'universo perché lui è una razza superiore alle altre razze. Quindi, di conseguenza, l'uomo è superiore alla donna, gli adulti sono superiori ai bambini, la razza bianca è superiore a quella di colore. E chi fa carriera è superiore a chi non fa carriera. Proust non fece carriera e si drogava di oppio, eppure la gente va ancora a portare fiori sulla sua tomba e le sue poesie sono adorate da chi le conosce. E non si è realizzato. Pure aveva un dono enorme, no? Il dono della poesia. E le poesie di Sulpicia, che era una poetessa romana, furono trovate dentro un libro, un contenitore di fogli di poesie di Catullo, sì, di Catullo, di Tibullo. Questo fece sì che tutti pensarono che le poesie fossero di Tibullo stesso, che aveva preso come pseudonimo il nome di Sulpicia. A volte lo facevano i poeti di trovare degli pseudonimi. E ebbero anche qualche dubbio, no? E poi il critico, naturalmente poi quelli cattolici non ne parliamo, dicevano che la donna non era capace di scrivere poesie perché la donna non ha un'anima formata come quella dell'uomo, eccetera, eccetera. Poi in epoca moderna, dove si capisce un po' di più, andando a paragonare le cose, videro che effettivamente era un'altra persona che l'aveva scritta ed era una donna. Si salvarono perché pensarono che era di Tibullo, altrimenti, come tante altre poesie, sarebbero andate distrutte. Perché non si poteva dire che la donna era capace di fare poesia, di studiare, di lavorare, di scoprire, di inventare, eccetera. Perché l'uomo aveva bisogno di sentirsi superiore, poverino, se no si sentiva niente. Il sentirsi niente è frutto della mente condizionata. Molte persone si sentono niente perché i genitori li hanno fatti sentire niente. Ma loro cancellano, noi cancelliamo, è dell'umanità intera. Cancellano tutto questo per non sentirsi figli di genitori che non li amano.
non sopportano di non essere stati amati e si inventano che i genitori sono stati bravi e loro erano carenti e si portano questa cosa tutta la vita, per cui o si deprimono o vanno a sfogarsi sugli altri. Questa è la legge. Noi non siamo superiori a nessuno, nemmeno alla farfalla o al bruco. Nemmeno la farfalla è superiore al bruco. Noi non siamo superiori alle persone meno dotate. Gli handicappati una volta li buttavano giù dalla rupe Tarpea, all'epoca dei Romani, no? Antichissimi, eh? E lì c'era anche una ragione di sussistenza, no? Cioè bisogna combattere già il sostentamento di cibo era poco, e bisognava soprattutto combattere chi non combatteva, era un peso, no? Cioè bisognava mantenerlo e in più non aiutava a combattere, non poteva essere guerriero, non poteva fare figli, se era donna, eccetera, eccetera. Ma questa cosa è rimasta, e cioè l'handicappato non può essere ammesso con gli altri. E solo i genitori degli handicappati spesso aprono delle attività in cui cercano di coinvolgere gli altri, eccetera, eccetera, per aiutare questi poveri disgraziati ad inserirsi, perché gli esseri umani si sentono superiori a loro. Ma superiori di che? Perché sanno fare quattro segni in croce di più, quando in realtà non abbiamo capito niente. Siamo tutti figli della natura. Il valore è uguale per tutti. Certamente c'è una persona che ha un'intelligenza superiore in determinati ambiti, che ha delle capacità superiori in altri, ben venga, tutto il gruppo se ne dovrebbe avvantaggiare. Invece diventano delle icone. Gli si dà per questo un potere. E tutti ambiscono al potere, per poter stare al di sopra degli altri, per poter dire io sono qualcuno, non sono uno dei tanti, perché se sono uno dei tanti io muoio. Aveva ragione Freud, l'uomo non accetta la sua morte. E il gioco è semplice, senza invocare la magia fatta con la bacchetta magica, con le cose, anche se può essere divertente farla, per carità, mi fabbrico la bacchetta di nocciolo, mi metto la veste sacra, perché no? Si può giocare, insomma, no? È bello, aiuta a entrare in contatto con altre cose, eccetera, ma se non c'è l'anima adatta, non si fa nulla, anche se, lo ripeto ancora una volta, ci sono persone che nascono, che conservano delle qualità magiche perché hanno un canale aperto, spesso anomalo, cioè spesso dovuto a una sofferenza, però loro hanno un canale aperto, per cui hanno un'intuizione e un potere, hanno dei poteri, dei doni, dei poteri particolari. Ce ne sono di persone di cui sono portati alla magia, vero, verissimo. Non sono né migliori né peggiori, hanno delle attitudini particolari. Spesso noi li idolatriamo o li aborriamo per questo e non va bene nessuno dei due. Si può riconoscere una persona che ha delle doti, bene. Forse può essere utile anche a noi, bello da vedere, bello da sapere. Siamo contenti per loro, siamo contenti per loro. È una frase che di solito si dice con molta ironia.
perché siccome stiamo male, raramente siamo contenti per gli altri. E invece in questa via diventa poi fonte di gioia, la gioia degli altri, le conquiste degli altri, il progredire degli altri, il piacere degli altri. E diventa sofferenza la sofferenza degli altri. E bisogna anche tenersi un po' lontano da certe cose per veramente per non deprimersi. Ma questo avviene perché contemporaneamente cogliamo dell'altro. Questo è il bello. Quindi, se noi non liberiamo il nero che abbiamo, come qualcuno mi ha fatto notare, il nero non è negativo di per sé, perché il nero è l'oscuro e l'oscuro nasconde tante cose, giustissimo, vero? L'inconscio è oscuro, ma dentro c'ha dei beni preziosi, come Ade, no? Si diceva, o Pluto, che dir si voglia, che è la stessa cosa, che nelle sue profondità la morte, Ade, il dio della morte, nascondeva dei tesori immensi, è vero. Se si scopre la morte, si scoprono dei tesori immensi, per il semplice fatto che la morte è talmente temuta che si crea una mente condizionata per coprirla. La mente condizionata è la bella. Il momento in cui riusciamo a togliere la benda, vediamo la morte per quello che è realmente, che non è quello che pensiamo noi. E vediamo la vita. Un saluto a tutti.